Manca ormai davvero pochissimo prima dell'arrivo di Cyberpunk 2077. In attesa delle prime recensioni, dalla rete cominciano ad emergere alcuni dettagli interessanti sull'open world di CD Projekt Red e, in particolar modo, sulle comparazioni con altre esperienze free roaming. Prima di proseguire, come sempre, ricordate di iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati con le produzioni video di EveryEye.it. Da tempo il pubblico si interroga su quanto vasta possa essere la Night City che fa da sfondo alle avventure del protagonista V. Anzitutto, qualche mese fa era emerso un leak dell'intera mappa, con tutti i distretti di cui si compone. Nonostante la grandezza, è impossibile da una sola immagine valutarne l'effettiva estensione in rapporto a quella degli altri open world. Più di un anno fa, i ragazzi di CD Projekt Red avevano parlato di un mondo più contenuto rispetto a quello che caratterizzava The Witcher 3 nella sua totalità, al netto di una densità decisamente superiore. Tuttavia, alcune analisi dello youtuber Edgerunner Cold sembrano svelare una realtà ben diversa. All'autore è venuta l'idea di stimare le dimensioni della mappa di gioco, che oltre alla vera e propria Night City comprende anche numerose zone periferiche, come le Badlands. Ebbene, secondo i suoi calcoli, l'estensione dell'area giocabile di Cyberpunk 2077 sarebbe pari a 225 km quadrati, oltre due volte più grande della Los Santos di Grand Theft Auto 5, che si estende per 105 km quadrati, e incredibilmente più ampia del Velen di The Witcher 3 Wild Hunt, che si ferma a soli 18,2 km quadrati. Il procedimento mediante il quale è giunto a questa conclusione è ampiamente illustrato nel video sul suo canale, di cui vi lasciamo il link in descrizione. In sostanza, Edgerunner Cold ha approfittato di alcuni dettagli nascosti nel trailer del photomod di Cyberpunk 2077. Durante la fase di scatto vengono sempre mostrate le coordinate del luogo in cui si trova il giocatore. Pertanto, raccogliendo i dati di molteplici fotografie, ha potuto ricostruire una mappa piuttosto precisa di Night City e della sua periferia, stimando infine un'estensione pari a 225 km quadrati. Ovviamente, allo stato attuale, in assenza di dati ufficiali, si tratta solo di semplici speculazioni. La certezza l'avremo solamente il 10 dicembre, quando Cyberpunk 2077 arriverà finalmente su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Ricordiamo che sin dal day one il titolo sarà giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, mentre per la patch next gen bisognerà attendere il 2021. Ora, come di consueto, la parola passa a voi. Fateci sapere nello spazio dedicato ai commenti se preferite un mondo di gioco più vasto o uno più denso e se siete pronti a immergervi nella Night City di Cyberpunk 2077.